So che ho detto che tanto non hai dormito, non sei riuscito a dormire. E lui fa, no, ho dormito, mi sono svegliato. Ha incominciato, ha esordito dicendo tipo, io non mi faccio capace, insomma si era svegliato nervoso. E il primo argomento, il primo problema, ovviamente, ha incominciato dicendo chi va in finale. Chi, me e qua, chi merita la finale? Chi sta da 40 giorni? Chi da 85? Ce la faccio più a Chi è sentire sti riserva? discorsi. Riserva? Sì, vabbè, riserva. Riserva titolare. A un certo punto ti dico che talmente Noia, ragazzi. che il suo discorso era andato oltre ogni limite, mi sono ritrovata quasi per assurdo a difendere Sossio. Un discorso che andava fuori ogni, veramente oltre ogni normalità. Addirittura ha detto, no, giuro che se quello vince la finale, non ho capito se Sossio o chi viene entrato dopo vince la finale, ma è incattivito, io rinuncio alla televisione. Dammi la mano, te lo giuro. Io ho detto, Vabbè, e qua? Ho detto Antonio, secondo me tu stai esagerando, io non ti do la mano, ma perché? Cioè, secondo me stai andando proprio oltre. sì. Tu Vabbè, ti stai si è tormentando. svegliato male, Sì, si è ormai lui svegliato ha male. un'ossessione. Questo pensiero è diventato Quando io ho detto ossessivo ti stai ormai. violentando il cervello, ti stai tormentando. Non usare questi termini vicino a me. Io non mi sto né tormentando né violentando, sono vocaboli che non mi appartengono. Ha fatto un adesso. Poi Vabbè, è diventata ha un'ossessione detto, tutta e sta certo storia. per te è stato facile, tu parli facile perché, cioè io non solo ero lì ad ascoltarlo e volevo in qualche modo, quasi quasi ce l'aveva pure con me, e incomincio a dire che tu vabbè, tu sei intelligente, certo sei durata fino adesso, i miei complimenti, ma capirai che ovviamente la finale non sarà tua, cioè tu non arriverai in finale, anche perché è giusto così. Non so se hai considerato, hai valutato questa cosa, anche che tu sei entrato un mese dopo, hai trovato il letto già bello e fatto. Ha detto, Esatto. veramente sotto la sutura, un mese e mezzo dopo che un gruppo di 20 e passa persone erano già No, formati. Teresa, ma sempre queste storie devo stare a sentire, non le voglio più sentire. No, Non le voglio più ti voglio sentire, far cose già capire. Quindi sentite, siccome io risentite. ho espresso il mio parere contrario al suo, ovviamente, oggi sta così. Che non rivolge la parola, ma che assurdità tutto questo. Te lo posso chiedere a cortesia? Non ci pensare, basta. No, ti stavo raccontando Basta, quello che non ti basta. avevo raccontato, che era successo Ok, stanotte alle basta. 3:30 passate. Il ricordo che io avrò di Patrick, guarda, una foca sdraiata sul bordo della piscina. Che aspetta. Mi immagino che quella sia una posizione comoda, quella Sì. di Patrick. Proprio un ragazzino. Sì, a volte è un bimbo. Proprio un ragazzino. Il ricordo di un amore. Na 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 na
In una lettera d'amore, e nel canto del mare, il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa. Na 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 na. Speravo sinceramente ieri che ci avrebbero fatto sentire un altro messaggio vocale, lo speravo veramente. Vabbè, comunque. Mi sto concentrando sul dolore. Mi hai svegliato che cantavi e ridevi. Ora non tirata. Può
venirti il dolore. E me l'hai tirata. Sì, perché quando stavo in quella posizione stavo bene. Appena mi sono alzata... Poi movimenti, faulette. E che me ne fotte di faulette? Ma vedi che sacrificio a nascere femmine. Non concepisco sta cosa. Ha già fatto sto letto. Aveva vedere com'era la cosa lì. Un colore e lenzuolo. Ecco. Erano rimaste due, il tuo colore e quello mio. Ho detto vabbè. Com'è che c'era una grande scelta? Cioè parliamo delle lenzuola. Avesse detto c'è un pollo in frigorifero, un pollo nel forno, le lenzuola. Fum, sono io corsi tutti a pigliare le lenzuola. Ma che tu mi te fa? Ma voglio, ma siete fuori. Ma siete fuori? Io non lo so, forse non lo so, per un'altra crostata no, mi sarei svegliata. Pensa che abbiamo tutto qui. No, il bello che tu mi hai detto, lenzuola mie, due colori, il mio e il tuo era rimasto. No, io ho detto me l'avete prese, se erano rimaste, cioè che me l'avete portate in camera. Il colore non mi sono mai applicata, però ho visto che è una delle priorità da quando... No, ero senza lenti, non capivo il tuo colore, quindi ho preso quello lì e ho detto... Infatti ho detto, è verde, è blu o è petrolio? Vabbè, abbiamo. Per me, anche senza lenzuola. Vediamo tre personaggi provati. Sì. Abbiamo tre personaggi provatissimi. Sì. Dalle Patrick già fa più. Patrick tra un po' rotola, secondo me, sulle scale rotola sopra Sossio, che sta pigliando sol. Antonio è stremato. E noi in terrazzo. Allora, adesso dovrebbe esserci la voce di Alfonso. Siamo in diretta. Vai, subito, puntata. Top! Io tanto mi metto a stare su un capo. La prima cosa è, Teresa, si fuma fuori. Dai, sto in veranda. Da sta cessa, ma mi fa richiamare. Ore? Mo dicono, lì c'è magazzino per il tagliere. E io rispondo, no, voglio più. Desisto. Veramente fammi ridere. Mamma mia. Mi faccio una doccia, mi riprendo. Anch'io devo farmi una doccia, non so come. Adesso devo capire. Ma la usi? Sì, ma mi fa molto male. Lo so per me. E quindi proprio stavo pensando al limite adesso per farmi una doccia, ovviamente. Dico solo per questo. Ah, certo, momento. Questa sera quello normale. Ma per carità. No, no, e chi ce la fa? La tortura. No. Pensavo così, ma è stato un flash stanotte. Il cellulare tra le mani, forse io non saprei, forse non mi ricorderei più nemmeno i comandi, sì, le sì, cose. Sì, sì. Vabbè, io faccio Antonio nella situazione che lui ogni tanto mi ricorda. È da meno tempo che non lo uso. No, ma che? Però ci ho pensato ieri a questa cosa, al codice PIN, quando lo accenderò. No, non è tanto quello, proprio perché io, per esempio, il cellulare lo utilizzavo come se in mano avessi la come si chiama? La PS, la PlayStation, proprio così. Ma anche mentre parlo, così. Adesso... Dovrei ricordare, aspetta, dove ho messo la sezione dei messaggi, la sezione delle cose, ricordarmi WhatsApp, la cosa. Veramente che avrei, sono certa che avrei delle difficoltà. Anche perché poi l'avevo preso tipo 6 mesi fa, qualcosa del genere, quindi già era nuovo. No, io ho quello grande. E pure io il plus. E con un dito, come cazzo fai con un dito? Io non ci riesco con uno, ma ve ne paralisi. No, no, io così. Io sì, sì, no, quello sì, senza problemi. Vabbè, io l'accendo, videochiamata. Già ci lavoro, però il telefono. Lo so, no, ma pure per me. Ma ci sono delle cose che... No,
nonostante sia il mio lavoro, devo chiamare Assassino, che è il mio migliore amico che mi aiuta. Sasi, ti sto girando questa cosa, te la vedi tu? Sasi, come si fa questo, Sasi? Chissà come sta pure Sasino. No, come mi mancano tutti. Poi li conoscerai e capirai. Diciamo, non vedo l'ora che tu conosca Barbara. Sono certa che vi prendiate. Yeah, chiamano pure. E te lo devi tenere perché... Che lo mi ha chiamato una pure per due mesi. E adesso io ricambio la moneta. Napoli. Antonio, il mio amico Antonio, come mi manca. Lui era la mia pillola del buon umore, un po' come Patrick, che è la pillola del buon umore di questa casa. Però con Antonio, mamma mia. Se avessi avuto almeno le parole, adesso che so trovare le parole. C'è Antonio che è provatissimo, ragazzi. Sì.